Sono Luigi Frigerio, presidente del Valtellina Veteran Care. La situazione sanitaria in Lombardia e in Valtellina la conosciamo purtroppo. Sappiamo come questo virus si muove, si propaga con gli esseri umani. La cosa che dobbiamo fare è non facilitarlo, quindi non dargli le gambe al virus. Nel nostro piccolo, come Valtellina Veteran Care, ovviamente abbiamo chiuso la sede per evitare il contatto diretto, lavoriamo da casa in modo remoto con tutte queste cose, eccetera, eccetera, ma è questo quello che dobbiamo fare. In Valtellina siamo gente solida, quindi sappiamo quando si arriva al dunque cosa bisogna fare. In questo caso non muoversi, non prestare le nostre gambe al virus, perché lui le gambe non le ha, siamo noi che lo portiamo in giro, ma ce la faremo. Dobbiamo solo avere queste attenzioni in questi momenti. Viva l'Italia, viva la Valtellina! Ciao a tutti, sono Valentina e sono un'operatrice museale. Come tanti miei colleghi siamo a casa da un bel po' di tempo ormai e da quando i musei ovviamente sono chiusi. Noi però cerchiamo con idee, con pensieri e con il lavoro ovviamente da casa di portare avanti tutte quelle attività che purtroppo non possiamo fare in questo periodo. Perché? Perché pensiamo che andrà tutto bene e che quindi le cose miglioreranno e quando riapriremo, riapriremo in grande stile. Con questo pensiero positivo vi saluto. A presto! Aiutaci ad aiutare. Io non posso, ma tu resta a casa. 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 Restiamo a casa. Usciamo solo se è strettamente necessario. Vinceremo, vinceremo, vinceremo. Ciao a tutti, ciao Radio TSN, andrà tutto bene, Forza Italia!